In questa nuova occasione di festa, le telecamere di Mosaico si sono avventurate a Monteviale, comune di 2200 abitanti, sulle colline a pochi passi dal capoluogo di provincia. Il comune, situato a 157 metri sul livello del mare, ogni anno, da più di un secolo, rinnova il suo appuntamento a migliaia di visitatori per la consueta sagra dell'Ottava. I festeggiamenti per l'Ottava di Pasqua, ovvero 8 giorni dopo le festività per la resurrezione di Gesù Cristo, sono una tradizione decisamente radicata nel territorio, la quale coinvolge da sempre Monteviale e tutta la zona circostante. I motivi di questa sentitissima ricorrenza è legata alla vita agreste di un tempo. La sagra dell'Ottava è un momento propiziatorio per l'inizio della buona e fruttuosa stagione che ormai dovrebbe essere alle porte. Inizio di primavera decisamente femmineo, all'insegna della pioggia e degli sbalzi di temperatura, la magia dell'Ottava si è compiuta anche quest'anno. Il bel tempo, domenica si è deciso a fare capolino per dare un po' di tregua a tutti coloro che hanno scelto di passare un momento di convivialità in occasione della sagra. Uno dei motivi di pregio di questo evento è da ricercare in un passato abbastanza prossimo. È dal 1980, da 33 edizioni, che nelle cucine della Proloco viene cotta con passione ed edizione la famosa porchetta, che richiama buon gustai da tutta la provincia. Ma non solo. Specialità consigliata fortemente, la pasta fatta in casa. Non poteva mancare ovviamente la consueta grigliata ai ferri, costine, salsicce, polenta e polli allo spiedo. Lo spirito della festa, come giusto che sia, punta ad unire tradizione e modernità. Gli organizzatori più esperti vogliono puntare sul rinnovo generazionale proficuo e doveroso e proprio per questo motivo si lancia uno sguardo ai giovani, sia come futuri organizzatori e collaboratori che come utenti coscienziosi. La sagra di Monteviale aderisce alla campagna Enjoy Your Choice per sensibilizzare i visitatori sul consumo di sostanze alcoliche. La sagra di Monteviale non è solo un momento culinario fortemente atteso, ma un vero e proprio evento a tutto tondo. Non poteva mancare un po' di sano sport per celebrare la ricorrenza e un po' di musica country per allietare i moltissimi visitatori, accorsi appositamente per cimentarsi, dopo una succulenta cena, nei tipici balli dei cowboy.